Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione, la seduta del 5 di ottobre. Si torna a parlare di rigassificatore, stop alle operazioni a Piombino, respinto l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Il Consiglio regionale della Toscana respinge a maggioranza, voto contrario di PD e Italia Viva, a favore tutti i gruppi di opposizione, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il Presidente e la Giunta regionale a interrompere qualsiasi atto fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino, attendendo l'insediamento del nuovo governo, e a richiedere nelle opportune sedi una valutazione per un'ubicazione alternativa all'opera. La capogruppo e prima firmataria Irene Galletti ha spiegato che questo ordine del giorno è un appello. Chiediamo, dice, che sia sospesa la realizzazione del rigassificatore a Piombino e ha domandato in particolare al commissario e presidente della giunta come mai SNAM stia già operando come se già avesse il via libera per il rigassificatore. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del presidente e commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge, e soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse. E stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica, che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili, e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo, di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. E quindi è assolutamente attinente a questo, la replica che è assolutamente attinente a questo piano. E l'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso, perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta. E poi Gianni deve prendere una decisione, e in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro, diciamo, può cercare di accelerare i lavori di SNAM in questo momento e portare avanti quel lavoro, quando sa già che il governo uscente desiderava questo, ma il nuovo governo, per parola della leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni, in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore. Quindi praticamente si ritroverebbe a fare adesso un lavoro del governo uscente con un governo entrante che fa un'affermazione diversa. Le responsabilità tecniche e il percorso giuridico e legislativo non spetta a noi, ma le scelte politiche sì. Quindi la colpa o la responsabilità di questo del rigassificatore alla fine sarà su Gianni e non sul nuovo governo, se decide di accelerare. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni. A me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni, ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo. E a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno, magari, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni, e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene. Questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia, che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro governatore per procedere in questa direzione. È stato un dibattito politico più che tecnico, come era nella lettura dell'ordine del giorno, è venuto fuori con molta chiarezza che sono contrari a continuare l'iter coloro che hanno votato a favore di questo ordine del giorno, ovvero Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, mentre abbiamo votato contro, abbiamo quindi respinto senza nessuno che si sia sottratto a questo, il Terzo Polo e il Partito Democratico. Ma io veramente rimango molto sconcertato, perché qui non siamo a Piombino, siamo nel Consiglio regionale della Toscana,
ovvero di una regione di 3.668.000 abitanti, che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia, che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma, si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre, data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione, impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri, per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente. Accanto all'autorizzare il rigassificatore, presumibilmente, c'è anche il memorandum Piombino, ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino, e mi muoverò su questa strada. E sul piano regionale per la transizione ecologica c'è stato il via libera della maggioranza, sono stati respinti gli emendamenti all'articolato presentati uno da Fratelli d'Italia, uno dal gruppo misto e uno dalla Lega. L'Aula ha approvato a maggioranza con 22 voti a favore e 11 contrari il piano regionale per la transizione ecologica. Respinti gli emendamenti all'articolato, presentati uno da Fratelli d'Italia e gruppo misto Toscana Domani, uno dalla Lega. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni, e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti, mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR, in una regione che tradizionalmente, storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili, e quindi non partiamo da zero. Ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa. E quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Allora, come al solito la Regione vuole mettersi alla testa, diciamo, della rivoluzione lessicale del Paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie, in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà, purtroppo ad oggi sappiamo, manca il piano regionale di sviluppo, che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore, a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano, che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di 10 membri, che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta, e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Ci riserviamo naturalmente una valutazione nel merito se e quando questo piano arriverà, dovendo coordinare per il momento piani come appunto quello dei rifiuti che non esiste. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della Regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti, abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria, dobbiamo parlare del PRS che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione in Italia, ma anche a livello internazionale, che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo, come vediamo ora, anche per la guerra in Ucraina. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Cioè, siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava
senza avere decreto attuativo a livello nazionale, perché non era una cosa obbligatoria, era una cosa consigliata, si poteva aspettare, magari cominciare a lavorare su tutti quei piani che i cittadini aspettano ormai da troppi anni e poi arrivare a mettere tutto insieme. La troviamo molto fumosa la proposta di legge che è arrivata stamani, che non crediamo che andrà a cambiare al momento assolutamente niente, che non sia assolutamente risolutiva per tutti quei problemi che vediamo sul territorio. Ahimè, temiamo che si dovrà aspettare ancora altri anni per riuscire a vedere qualche risultato, per andare a trattare in quest'Aula quei piani che dall'inizio della legislatura non sono mai arrivati. Noi in questa legislatura non abbiamo ancora trattato un piano. La transizione ecologica è un passaggio fondamentale e che è stato ritardato nel corso degli anni e delle legislature nazionali, ma mi viene da dire anche per l'Europa. E quello che viene presentato oggi in realtà è una scatola piuttosto, diciamo da un certo punto di vista, poco significativa di una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa, ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER, che invece è una pianificazione già esistente, senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante, che inverte molti settori, dall'energia all'edilizia alle infrastrutture, ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale, che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del presidente Giani e non ce l'abbiamo, quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi, anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare. Quindi, come sempre, navighiamo a vista, anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Approvato all'unanimità un ordine del giorno in merito alle energie rinnovabili senza consumo di suolo agricolo. L'ordine del giorno, primo firmataria Elena Meini, impegna la Giunta regionale a farsi portavoce affinché siano identificate nelle aree da bonificare, nei terreni abbandonati, nelle zone industriali obsolete e nei tetti delle strutture produttive, anche agricole, i luoghi idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando che il suolo vocato all'agricoltura venga destinato principalmente a tale scopo. In calo la mobilità dei pazienti da e per le altre regioni, il dato è emerso da una risposta dell'assessore alla salute Simone Bezzini ad un'interrogazione di Marco Landi, esponente della Lega. I flussi di mobilità sanitaria da e verso la Toscana sono in calo, sono diminuiti, cioè i toscani che decidono di andare a curarsi fuori regione, così come gli italiani di altre regioni che scelgono di curarsi in Toscana. A dirlo l'assessore alla sanità Simone Bezzini, in risposta a un'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. Bezzini ha spiegato che i numeri sulla mobilità sanitaria sono in calo soprattutto nel 2020 a causa della pandemia. I toscani emigrati per curarsi in altre regioni risultano essere 36.428 nel 2019, 24.718 nel 2020 e 28.651 nel 2021. Per il 2022 i dati non sono ancora disponibili. I cittadini di altre regioni venuti a curarsi in Toscana sono stati circa 53.000 nel 2019, 36.000 nel 2020 e 41.000 nel 2021. Sì, è il grido d'allarme che sta arrivando da parte dei medici toscani e soprattutto dei cittadini che si lamentano del fatto che per andarsi a curare devono andare fuori regione. Abbiamo chiesto all'assessore Bezzini i dati, anche in riferimento agli ultimi anni, ben sapendo che il periodo Covid sicuramente ha creato delle problematiche, ma questo chiaramente è successo in tutte le regioni d'Italia. E se c'è un flusso di cittadini che deve andarsi a curare fuori regione, evidentemente c'è un problema sia sulle liste d'attesa, sia sulle quote di partecipazione che devono essere date agli istituti privati per curare cittadini toscani nella nostra regione. Il Consiglio regionale ha approvato le modifiche alla legge 40 del 2009 con le quali si introducono modifiche alle norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa. Quella introdotta è una norma che va ad incidere sulla disciplina regionale del procedimento amministrativo e lo fa rispondendo a due contrapposte esigenze. Da una parte quella di leale collaborazione tra gli enti e dall'altra quella di speditezza nelle procedure di nomina o di designazione.
Pertanto, con le nuove disposizioni si stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, ogni qualvolta debba ricercare nell'atto di una nomina o di una designazione un'intesa con un'amministrazione locale, lo potrà fare avendo anche però gli strumenti normativi per superare l'eventuale impasse nella quale si potrà trovare nel caso di inerzia o di contrarietà da parte dell'amministrazione locale. Viene quindi introdotto il principio del silenzio assenso nel caso in cui l'ente locale non risponderà alla designazione fatta dal Presidente della Giunta e viene stabilita la possibilità, qualora ci sia la contrarietà da parte di un'amministrazione locale, di andare ad individuare una nuova designazione da parte del Presidente della Giunta. Tuttavia, nella perdurante contrarietà dell'ente locale, lo stallo nel quale ci si viene a trovare viene superato con la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di procedere ugualmente alla designazione. Da una parte quindi la ricerca della leale collaborazione tra gli enti, dall'altra quella di accelerare o comunque definire temporalmente le procedure di nomina. Autolinee Toscane sotto i riflettori per alcune notizie riportate dalla stampa circa la selezione di personale alla Caritas. Su questo è intervenuto il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Io stamani mattina, credo come molti di voi, hanno letto sulla stampa questa notizia, che Autolinee Toscane cercherebbe personale alla Caritas. Io pensavo fosse uno scherzo. Quando l'ufficio stampa mi ha girato l'articolo pensavo avessero fatto uno scherzo. E poi dopo, quando ho capito che era vero, sinceramente da cittadino toscano mi vergogno. Ma mi vergogno tanto, mi vergogno tantissimo. Mi vergogno perché questa società, che si è presentata in Toscana come una grandissima società capace di vincere una super gara da 4 miliardi di euro e di gestire il trasporto pubblico toscano, fino ad oggi ha mandato in tilt completamente il sistema del trasporto pubblico per una carenza di autisti. Perché? È bene spiegarlo, perché forse certi passaggi sfuggono. Il tilt delle Autolinee Toscane è arrivato perché questa società assume ragazzi principalmente nel sud Italia che arrivano a Firenze, devono essere formati, perché guidare un autobus per le vie di Firenze quando arrivi da Potenza non è facilissimo. Appena formati, e quindi una volta che hanno imparato il lavoro, nel frattempo, nei 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi necessari a imparare il lavoro, si sono accorti di un altro piccolo particolare, ovvero che con lo stipendio da fame che percepiscono ad Autolinee Toscane non possono permettersi l'affitto a Firenze e quindi se ne tornano a casa dove sono arrivati e Autolinee Toscane resta senza autista. A fronte di questo si possono fare due cose. Se sei la grande società che dici di essere, tu aumenti lo stipendio a chi lavora per te. Se sei la grande società che dici di essere, assumi più autisti. Non voglio dire cosa sei se pensi che invece che un ragazzo che magari arriva dal sud Italia in cerca di lavoro, vai addirittura a cercare manodopera alla Caritas. Sei un'altra cosa, che per educazione non voglio dire. Quindi da cittadino toscano spero che sia una bufala, che sia uno scherzo, non è il 1° d'aprile, che domani la Autolinee Toscane ci dica abbiamo scherzato, stiamo cercando figure professionali da formare e quindi formeremo anche questi ragazzi che sono in cerca di lavoro, magari dandogli anche una vocazione sociale, potrebbe essere bello. Detta così, come l'ho letta stamani mattina, ripeto, mi vergogno da cittadino toscano. Il consigliere d'Italia Viva, Stefano Scaramelli, interviene sull'aumento di capitale che dovrà sostenere il Monte dei Paschi di Siena. Sono ore molto importanti, delicate, non lo sono solo per Siena, lo sono per la Toscana, per il sistema bancario nazionale. Noi siamo ente nominante come Regione Toscana della fondazione, di un membro della Fondazione Monte dei Paschi, e come tali l'auspicio è che la Fondazione possa fare una discussione seria al proprio interno. A mio avviso ci sono tutte le condizioni per cui possa partecipare in termini, per quello che potrà rispetto al proprio bilancio, a questo aumento di capitale, per dare in questo momento un elemento di fiducia e magari coinvolgere anche le altre fondazioni del sistema bancario toscano per avere una partecipazione stabile a quella che viene definita da tutti il nuovo Monte dei Paschi, che nascerà dopo questo aumento di capitale, al quale il legame del territorio, della città di Siena, della Toscana, deve dare fiducia. E lo dico io che negli anni sono stato uno dei soli ad avere il coraggio, fino al 2011, nel 2015 e anche nel 2016 invece, ad andare contro corrente all'epoca
quando invece appunto dicevo che in quel momento non bisognava partecipare perché si dilapidava il capitale della Fondazione, e la storia mi ha dato ragione per i posizionamenti che io avevo assunto nel 2011, nel 2015, nel 2016, e oggi invece credo che sia opportuno, e mi auguro che il mio consiglio, il mio invito a riflettere agli organismi, perché in queste ore si possa andare verso questa direzione, credo che possa poi essere accolto. Questo è un invito, ovviamente, come rappresentante istituzionale, lo facciamo nei confronti dei nostri delegati che in fondazione hanno comunque la possibilità di esprimersi in queste ore.